C'è stato un incontro a Roma con i vertici di Ferrovie dello Stato, un incontro al quale hanno partecipato anche alcuni rappresentanti del territorio e della regione. A volere questo incontro è stato l'onorevole Roberto Pella. Abbiamo in collegamento l'onorevole, buongiorno. Buongiorno e grazie, naturalmente saluto tutti coloro che ci ascoltano. Ecco, dicevamo, lei ha voluto questo incontro, per quale motivo? Beh, l'ho voluto innanzitutto in veste istituzionale, in quanto ho avuto il piacere in questi mesi, essendo stato relatore del PNRR e soprattutto nell'attuazione di quello che sarà il PNRR, di un continuo confronto con i vertici massimi di Ferrovie Italiane e di Trenitalia. Ma soprattutto ho voluto dare a loro una fotografia di un territorio unito, di un territorio che viaggia sulla stessa direzione, mettendo quindi attorno al tavolo il sindaco della città capoluogo, il presidente della provincia, l'assessore regionale dei trasporti in rappresentanza del presidente Cirio e ovviamente le due istituzioni che più di qualsiasi altre hanno aiutato su questo percorso infrastrutture, ferrovie, o meglio l'Unione Industriale Biellese e la Fondazione Cassa di Risparmio. Questo sicuramente ha dato un segnale molto importante e costruttivo a Roma, perché hanno capito che stiamo parlando di un territorio che viaggia sulla stessa direzione e soprattutto sono contento perché abbiamo compreso che Ferrovie Italiane è fortemente convinta nel sostenere il nostro territorio e devo dire che io ho posto tre punti importanti, quello dell'elettrificazione, quello del trasporto locale e quello ovviamente dell'interscambio e della mobilità. E le devo dire con tutta onestà, io poi chi mi conosce lo sa molto bene, faccio il sindaco più che il parlamentare, quindi noi sindaci siamo persone concrete che non ci piace fare annunci che poi non si realizzano. Ecco, devo dire che così come tutti gli attori lo stanno testimoniando, abbiamo avuto delle risposte chiare su punti centrali, o meglio, l'elettrificazione che sarà completata e quindi partirà su quella tratta importante che è la Biella Santiago. Abbiamo ottenuto, e lo dico in maniera molto chiara, una riqualificazione della nostra stazione ferroviaria di Biella che avrà un investimento molto corposo di diversi milioni di euro che vanno sia su quella che è l'infrastruttura che anche su quello che è l'agevolazione che si danno ai trasportatori e nello stesso tempo quello di avere questi famosi treni ad idrogeno che collegheranno Biella e Novara, che sicuramente sono innovativi, per ora sono solo stati posizionati su alcune zone d'Italia come il Trentino, ma che stanno dando grandi risultati. A queste devo dire, per chi ci ascolta, si aggiungerà un importante confronto alla fine del mese di febbraio, non solo con i vertici nazionali di Ferrovie, ma anche con i vertici nazionali di Trenitalia, a definire quelle che le sono le famose tracce. Devo dire su questo ringrazio anche l'assessore Gabusi che ha voluto riconoscere in Biella e nella zona del Brunese le due aree dove investire maggiormente. Sono certo che potremo quindi inserire queste nuove tracce in modo tale di avere in alcune fasce orarie questi famosi treni diretti su Torino e su Milano che sicuramente aiuterebbero molto e che in qualche modo darebbero anche quelle doverose risposte che oggi i nostri cittadini si stanno aspettando da noi rappresentanti delle istituzioni.